A Lido di Fano prosegue invece il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce e oggi è stata la volta della giornata internazionale. Ma per saperne di più colleghiamoci con Lino Balestra che vediamo già pronto nel fulcro dell'evento e quindi nel palco centrale del Lido. Lino, come sta procedendo la serata? Sì, buonasera Simona e buonasera a tutti i telespettatori. Noi siamo a ridosso del palco centrale dove avvengono praticamente tutti gli eventi salienti di questo Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, oltre che nella Pala Brodetto dove ci sono gli show cooking. Oggi era la giornata dell'internazionalità, come hai detto tu. Alle nostre spalle sentite gli amici di Radio 2 di Decanter che sono in onda insieme a noi in questo momento, e la giornata internazionale è stata celebrata anche con un convegno importante oggi pomeriggio dove si è parlato appunto della macro regione adriatico-ionica come possibilità di sviluppo per tutto il comparto della pesca e del mondo economico che ci gira attorno. Accanto a me c'è Tarcisio Porto, presidente del GAC Marche Nord, gruppo di azione costiera, questo vuol dire GAC, e naturalmente al quale chiedo una battuta flash su questo momento di approfondimento delle tematiche legate al mare che col Brodetto ci hanno a che fare in maniera insomma fitta. Certo. Ma noi siamo un'agenzia di sviluppo per rafforzare i rapporti tra le due sponde dell'Adriatico sostanzialmente, e eroghiamo risorse europee perché abbiamo vinto un bando con l'Unione Europea e ci apprestiamo a erogare circa 2,5 milioni di euro fino al 2020 al settore della pesca ma anche all'ambiente costiero. Si parla di competitività del settore della pesca e del turismo, si parla di sostenibilità dell'ambiente marino. Il mare Adriatico è un mare piccolo ma molto ricco dal punto di vista dei nutrienti e dal punto di vista delle specie ittiche, è veramente molto importante. La marineria che si sviluppa in tutto l'Adriatico è più importante della marineria siciliana o calabrese, per capirci, quindi è una forte identità su cui noi lavoriamo come agenzia appunto di sviluppo, un'opportunità per, diciamo così, le crisi strutturali del mondo della pesca, ma anche per migliorare la conoscenza con l'altra sponda dell'Adriatico. Faccio l'esempio, stiamo cercando di ottimizzare con la macroregione il cosiddetto fermo pesca, in modo da poter mangiare anche l'estate sempre il pesce fresco e dare un'identità al turismo che sia concreta, ecco. Quindi una mano economica attraverso un concetto di sostenibilità un po' più ampio. Ecco, sostenibilità, la macro regione Adriatico-Ionica annovera 8 nazioni e un bacino di 70 milioni di cittadini, quindi è una importante possibilità di sviluppo economico per tutto il nostro bacino. Ma guardate, i fondi che arriveranno in tutta l'area dalla Sicilia fino alla Grecia sono circa 120 miliardi di euro. Allora, noi dovremmo veramente, insieme a chi lo sta già facendo sulla cooperazione, noi per il ramo dello sviluppo, diciamo, della sostenibilità della pesca, lavorare per far diventare quest'area un valore aggiunto per le, diciamo così, regioni frontaliere e non subire soltanto le tematiche che vanno di moda oggi in modo spicciolo e demagogico a volte sul problema dello scambio tra persone, perché se scambio deve essere anche scambio di conoscenze, valori, insomma, ecco. Va bene, allora per darvi anche la dimensione enogastronomica di questa giornata vi dico che per celebrare l'internazionalità si è dato vita anche alla gara internazionale delle zuppe e dei brodetti e quindi hanno partecipato e parteciperanno anche questa sera le due delegazioni Italia, Croazia, Albania e Montenegro che si disputeranno questa gara a suon di pesci. Bene, io vi ringrazio per il collegamento, è tutto dal Lido di Fano per il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, restituisco la linea allo studio. Bene, grazie a Lino Balestra e al suo ospite.